Dopo 50 anni di attività, gli stabilimenti della Daico a Chieti Scalo e Manoppello potrebbero veder drasticamente ridimensionate le produzioni con il conseguente taglio del personale. A lanciare l'allarme sono stati i sindacati, che da ieri hanno indetto 2 giorni di sciopero, stamani davanti ai cancelli della fabbrica in via Papa Leone XIII a Chieti Scalo, si è tenuta un'assemblea con i lavoratori. Sì, la preoccupazione in chiave futura è proprio questa, perché aver omologato tutte le mescole per il primo impianto a questa ditta che sta fuori a 630 km di distanza, quindi non vicino, gli hanno dato tutto il know-how del primo impianto e purtroppo la storia insegna che quando si dà all'esterno questi tipi di lavorazioni si avvia una fase che può avere delle ripercussioni in futuro disastrose. Le motivazioni addotte dai vertici della multinazionale nel corso di un incontro tenuto presso la sede di Confindustria giovedì scorso non convincono però i sindacati, che temono forti tagli al personale. Quali sono state le motivazioni addotte dalla proprietà? Per loro dicono che per calamità naturale, terremoto, maremoto, questa roba qua, roba che non è credibile. Alla Daico di Chieti Scalo attualmente sono impiegati 329 lavoratori. Al momento sarebbero stati garantiti livelli occupazionali. Se non dovessero arrivare notizie positive dai vertici della multinazionale, però, i lavoratori degli stabilimenti di Chieti Scalo e Manoppello continueranno a tenere braccia incrociate. Dopo queste manifestazioni di protesta, quali potrebbero essere i prossimi passi? Vedremo, stiamo facendo un'assemblea anche con i segretari regionali, vedremo cosa uscirà fuori. Probabilmente si continuerà con questa manifestazione, appunto perché essendo una situazione abbastanza seria e grave, oramai siamo in sciopero, penso che continueremo a scioperare fino a che l'azienda non tornerà sui suoi passi. Noi vogliamo evitare questo, abbiamo suggerito all'azienda delle soluzioni per sopperire alle loro preoccupazioni, quindi se l'azienda non dovesse recedere da questa posizione è chiaro che l'intento loro è di smantellare tutto il reparto semilavorati e far sì che questo stabilimento, che ricordo a tutti quest'anno festeggerà i 50 anni di storia, sarà uno stabilimento piccolo dove si faranno solo cinghie, fin quando, siccome noi facciamo cinghie aftermarket, cinghie scorte, facciamo anche dell'OI, c'è il rischio che qualcuno potrebbe decidere di chiudere lo stabilimento.